Saluti a tutti, sono Stefano Giaroli e sarò il direttore dell'opera di Puccini La Bohème che si terrà il giorno 5 agosto a San Giovanni Valdarno. Sì, lunedì 5 agosto dalle 21 in questa bellissima piazza, in piazza Masaccio, nel palco alle mie spalle, si svolgerà e ritornerà dopo tanti anni, oltre 15 anni, l'opera lirica a San Giovanni Valdarno. In modo particolare l'abbiamo legata al centenario della morte di Giacomo Puccini, questo straordinario artista e compositore italiano che viene celebrato e festeggiato in tutta Italia in questo centenario, con quello che è ritenuto da molti il suo capolavoro, Bohème. È un'opera lirica anche molto lunga, quindi il pubblico sarà impegnato per diverse ore. Stiamo organizzando e allestendo la piazza nel migliore modo possibile perché possa essere accogliente. La compagnia che rappresenterà quest'opera lirica è una compagnia importante, impegnata ogni anno in oltre 70 rappresentazioni di opere liriche, per cui per noi è veramente un onore, un orgoglio, una grossa soddisfazione essere riusciti nuovamente a organizzare l'opera lirica in piazza San Giovanni Valdarno. Un ringraziamento particolare al Terre d'Arezzo Music Festival, all'Associazione Opera Viva, in modo particolare al maestro Andrea Trovato, San Giovannese Doc, anche se adesso vive ad Arezzo, che ci ha consentito questo allestimento, e poi naturalmente alla Proloco, impegnata nella vendita dei biglietti, nella prevendita dei biglietti, alla sezione Soci Hop, Unihop Firenze di San Giovanni Valdarno, che ha contribuito a sostenere insieme all'amministrazione comunale le spese per la realizzazione di questa importante iniziativa, e poi in modo particolare agli uffici comunali che veramente saranno impegnati in un'organizzazione sicuramente fondamentale e significativa. Quindi l'invito è a partecipare numerosi, perché questo è l'unico appuntamento estivo dedicato agli appassionati di opera lirica in tutta la provincia d'Arezzo, e l'unica celebrazione che viene fatta nella nostra provincia in termini così cospicui dedicata a Giacomo Puccini. Questo è l'inizio sfavillante dell'opera La Bohème di Giacomo Puccini. Un'opera straordinaria, innovativa, basti sentire questo inizio così originale, diverso da qualsiasi altra opera fosse stata scritta prima. Nel 1896 Giacomo Puccini scrive già un'opera modernissima. Modernissima, che ci catapulta nell'azione subito, in pochi secondi, senza un'ouverture tradizionale come era stato fatto fino ad allora. E l'uso stesso dei temi, delle musiche, sono modernissimi perché fanno da filo conduttore all'azione stessa dei personaggi. Le arie ci sono, ma si inseriscono sempre in un tessuto orchestrale, melodico e armonico ininterrotto, un fluire continuo di musica dall'inizio alla fine. Un'opera in quattro quadri che ci descrive la vita di alcuni giovani bohemienne, appunto, a Parigi, e ci fa vivere le loro emozioni, per questo in questo 2024, ricordando i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, io, insieme al Festival Terre d'Arezzo e all'amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno, abbiamo deciso di offrire la rappresentazione in forma completa di quest'opera, La Bohème, appunto, che secondo me è proprio l'emblema, la sintesi più alta dell'estetica della musica di Giacomo Puccini. Quindi l'invito è a venire tutti a sentire la nostra rappresentazione di Bohème con l'Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, la direzione del maestro Stefano Giaroli, tantissimi solisti davvero bravi, il 5 agosto presso Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno.
Vi posso dire che il cast è veramente di primissimo ordine, così come l'orchestra delle Terre Verdiane, è specializzata proprio nel repertorio operistico e naturalmente fra le opere più rappresentate e più frequentate della nostra orchestra c'è proprio la Bohème. Il coro sarà quello dell'Opera di Parma, quindi ancora una volta una eccellenza lirica. E insomma, gli ingredienti ci sono tutti per una serata veramente importante e quindi vi aspettiamo tutti per questa festa della musica che sarà il 5 agosto a San Giovanni. La manifestazione vedrà la partecipazione di solisti di fama nazionale ed internazionale, di un coro che naturalmente accompagnerà l'opera e di un'orchestra che suonerà dal vivo e che sarà appunto collocata ai piedi del palco. Ci sarà poi una disposizione delle sedute in due livelli, uno più vicino al palco e uno più distante dal palco. Inoltre poi la piazza sarà arredata di piante fornite per l'occasione dal Floro Vivaista di San Giovanni Valdarno, il Trentipiante, quindi sarà veramente un bellissimo allestimento, sarà un salotto straordinario questa bellissima piazza Masaccio.